Nel frattempo Roy è riuscito a rintracciare Tyrell e va quindi a fargli visita nel suo impenetrabile appartamento in cima a questo gigantesco grattacielo piramide, servendosi dell'aiuto di Sebastian. La scena è a dir poco epica. Creatore e creatura si trovano uno di fronte all'altra, alla resa dei conti. Salve, mi sorprende che tu non sia venuto prima. Non è una cosa facile incontrare il proprio artefice. E che può fare per te? Può l'artefice ritornare su ciò che ha fatto? Perché? Ti piacerebbe essere modificato? Resta qui. Avevo in mente qualcosa di un po' più radicale. Quale sarebbe il tuo problema? La morte. La morte. Beh, questo temo che sia un po' fuori della mia giurisdizione, tu. Io voglio più vita, padre. Abbiamo i nostri limiti. Produrre un'alterazione nella evoluzione delle strutture di una vita organica è fatale. Un codice genetico non può essere corretto una volta stabilito. Perché no? Perché entro il secondo giorno di incubazione ogni cellula che sia stata sottoposta a mutazioni irreversibili dà luogo a colonie involutive. I topi abbandonano la nave che affonda e poi la nave affonda. E attraverso una ricombinazione dell'EMS? Un tentativo già fatto. L'etilmetanosulfonato è un agente alcalinizzante, un potente mutante che aveva creato un virus così letale che il soggetto era morto prima di lasciare il tavolo. Allora una proteina repressiva che blocchi le cellule operanti. Non impedirebbe la riproduzione, ma ciò darebbe luogo a un errore nella replicazione, di modo che il DNA di nuova formazione comporterebbe una mutazione e si avrebbe di nuovo un virus. Ma questo, tutto questo è accademia. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità. Ma non perdurare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. Guardati. Tu sei il figliol prodigo. Sei motivo d'orgoglio per me. Ho fatto delle cose discutibili. Anche delle cose straordinarie, Roy. Godi più che puoi. Cose per cui il dio della biomeccanica non ti farebbe entrare in paradiso. Roy non può dunque sfuggire alla morte, perché anche la divinità, come nella mitologia greca, deve sottostare a delle regole. Le regole del fato, le regole del gioco, potremmo dire, e nulla ha potuto fare per allungare la vita della sua creatura. La creatura allora, per vendetta, uccide il suo dio. Molto nietzscheano anche questo aspetto. A questo punto Roy non resta che affrontare il proprio destino, affrontare Deckard, il quale ormai lo incalza da vicino, anche se qualcosa è cambiato nella sua testa. La polizia, infatti, gli ha chiesto di uccidere anche Rachel, la quale, essendo venuta al corrente di essere un replicante, non si è più presentata sul posto di lavoro, che equivale ad una ribellione nei confronti del sistema e comporta l'inevitabile ordine di soppressione. Lo scontro tra cacciatore e preda, però, non può più essere evitato. Ormai gli eventi sono degenerati, sono precipitati. Roy, come era facile intuire, in virtù della sua maggior forza fisica, della sua maggior sagacia, vince la sfida. Ma proprio mentre è sul punto di uccidere l'avversario, decide di rinunciare alla vendetta e risparmia Deckard, uccidendolo però moralmente,
per mezzo di uno dei monologhi più belli e famosi della storia del cinema, pari per intensità e valore artistico allo stesso, qui non si scandalizzi nessuno, essere e non essere dell'Amleto di Shakespeare. Il monologo finale del biondo replicante mostra tutto lo spaventoso abisso che separa gli uomini dagli androidi. La creatura dimostra di aver superato il creatore. Similmente, Dica aveva scritto nel libro: il servo era diventato più sagace del padrone. E non solo in forza fisica o conoscenza intellettuale, ma anche in umanità. Ecco il sublime paradosso. La replica si dimostra migliore del modello. La metafora del Cristo, poi, sottintesa nel chiodo che Roy si infila nella mano per contenere il tremolio prodotto dalla corruzione cui è soggetto ormai il suo corpo, ne è la sublime esaltazione. Così pure come la colomba che egli tiene nel pugno, che una volta spirato vola verso il cielo, un cielo che non sembra più essere così plumbeo e scuro e cupo come durante tutto il film, ma quasi sembra lasciare intravedere degli aloni, degli spiragli azzurrognoli. Bella esperienza vivere nel terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Tutto svanisce dunque, come lacrime nella pioggia? A dire il vero, nemmeno questa scena è presente nel libro. Ci rappresenta sicuramente un altro punto a favore di Scott e degli sceneggiatori, pur essendo da esso tratta in qualche modo. Nel romanzo è Deckard a fare questa riflessione, in modo molto meno solenne, pensando tra sé e sé, durante la rappresentazione del Flauto Magico di Mozart, riferendosi proprio al genio del compositore austriaco. I fans di Dick sicuramente lo ricorderanno. Si dice nel romanzo: la prova finirà, la rappresentazione finirà, i cantori moriranno, le ultime musiche saranno distrutte da una guerra o da un'altra, e infine anche il nome di Mozart svanirà e la polvere avrà vinto. Ecco, più o meno il senso è lo stesso. Però nel film viene completamente rivoluzionato, viene esaltato per il fatto che a fare questo tipo di riflessione non è più un uomo, ma è un umanoide, un androide.